Benvenuti nel mio canale. Oggi vi spiegherò come alzare il serbatoio mettendo a posto tutti i cavi elettrici che ci sono sotto il serbatoio. È un lavoro molto delicato da fare, ci vuole manualità e molta pazienza. Se volete risparmiare qualche cosa, vi do io una guida per come farlo in maniera sicura senza tanti problemi, anche perché comunque se andrete in officina vi chiederanno dei soldi e comunque sono anche un po' giustificati perché il tempo che ci vuole è abbastanza. Innanzitutto volevo ringraziare i miei amici di moto, loro hanno dei gadget che vendono online e sono molto carini. Sono più importanti per il Café Racer, però alcune cose vanno bene anche per gli harleyisti, non quelli diciamo molto fissati, però insomma vedete la maglietta con il logo qui davanti, il cappellino. Io mi sono comprato anche lo zainetto che è molto carino, più nero con il logo rosso, ci sono anche altre versioni ed è molto carino per andarci a lavorare o per fare un'uscita domenicale senza tante pretese. Vi lascio il link in descrizione, loro sono su Facebook e Instagram, seguiteli. Poi volevo ringraziare Simona Roberto perché ho creato questo video. Simona Roberto è l'amministratore del gruppo Sposter Italia, che è stata veramente disponibilissima sia per quanto riguarda via messaggio, ci siamo sentiti per Messenger e ho visto il suo video su YouTube che molti di voi avranno visto, vi apparirà qua sopra, seguitela. E adesso andremo a vedere come fare il lavoro. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale perché la prossima volta ci sarà come ricollocare i contachilometri. In questo caso io lascerò gli indicatori di direzione sul clamp della piastra e il contachilometri lo metterò sul laterale. È un lavoro complicato anche quello, lo vedrete nel prossimo video. Eccoci, cosa serve: chiave a brucola, fascette, forbici, chiave a cricchetto, tutte le boccoline della chiave a cricchetto, nastro pelato e sigarette per chi è nervoso. Iniziamo. Noi prima cosa che faremo, monteremo il serbatoio. Vedremo tutte queste plastiche qua sotto. Lo vedremo anche di qua. Tutte queste plastiche qui sotto andranno via. Ci vuole un po' di pazienza, ma piano piano ci riusciamo. La sella, vediamo anche questo perché c'è da vedere di staccare il filo. Il cappicchetto e la chiave a brucola.
vassoio torto. Adesso tagliamo questi fili. Adesso toglieremo tutte queste. Ecco qua come si distribuiscono i fili sotto il serbatoio. Basta cercare di distribuirli proprio il meglio possibile su tutto il telaio della moto. Allora, adesso ci rimane da spostare la turbina, la metteremo qui tra le due testate. Intanto ringrazio Marco per avermi mandato i due accessori fondamentali, le staffe alza serbatoio e la staffa per la bobina. Adesso cominceremo a spostare, a smontare la bobina e la metteremo qua. Stacchiamo cavi. Sta registrando. Stacchiamo lo spinotto. Ok, adesso dobbiamo smontare queste qua. Allora, eccola qua, questa è la bobina messa sulla staffa di Marco, The King of Time, che potete seguire qua su Instagram e su Facebook, sulla sua pagina. E adesso dobbiamo svitare questi due viti e metteremo la bobina qua. Adesso ricopriamo col nastro isolante il cavetto della bobina. Adesso montiamo i due cavetti. Avvicino per farlo vedere. Uno. Ecco qua, la bobina è spostata. Adesso ci manca solo da montare il alza serbatoio. Ho rimontato il serbatoio, adesso rimettiamo le viti. Ho già attaccato le staffe per alzare il serbatoio. Iniziamo con la parte dietro. Adesso andiamo a trovare posizione per la parte davanti.
ecco qua, la moto è finita, come vedete staffe di Marco. Budino, la staffa della bobina, ecco qui, eccomi qua. Io spero che il video vi sia piaciuto, mi dispiace, mi scuso se non si sente benissimo l'audio o se sento il rumore sotto o addirittura dei miei vicini, però purtroppo non sono un videomaker di lavoro, mi sono arrangiato un po' così. Credo che comunque sia stato abbastanza chiaro. Se comunque avete qualche altra domanda, potete scrivere, potete commentare il video, oppure mi trovate anche su Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, almeno la prossima volta vedete il prossimo video che vi ho spiegato all'inizio. Vi ringrazio ancora, ciao!